Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Finalmente abbiamo le tanto attese notizie, news ufficiali riguardanti FIFA 22 Ultimate Team. Difatti oggi è stato rilasciato un trailer con relative pitch notes che ci vanno a spiegare tutti quelli che saranno i cambiamenti che troveremo all'interno della modalità che maggiormente giochiamo durante l'anno. Quindi io vi lascio in descrizione sia il link all'articolo che comunque andiamo a leggere insieme, che anche al trailer direttamente della EA. Quindi senza perdere troppo tempo, passiamo subito perché abbiamo veramente tanta carne al fuoco. Come possiamo vedere da questa schermata, i cambiamenti sono stati suddivisi per categorie. Abbiamo le Division Rivals, il Foot Champions, personalizzazione, matchmaking, co-op pubblico ed eroi foot. Per quanto riguarda le Division Rivals, abbiamo nuovi progressi stagionali. Difatti, le Division Rivals presentano una nuova struttura competitiva che permette di sfidare la community di foot online. Vincere le partite consentirà di avanzare di fase, livello e divisione per ottenere premi settimanali migliori. Questo un po' come accade tuttora. L'introduzione dei checkpoint permette di mantenere il livello più adatto alle proprie capacità, quindi c'è un checkpoint che una volta raggiunto ti permetterà di non retrocedere oltre quella soglia e ripartire sempre da lì ogni volta che si azzerano le rivals a fine di ogni stagione, come poi andiamo a vedere dopo. Mentre grazie alla serie di vittorie è possibile fare progressi più velocemente, le divisioni si azzerano e ad ogni stagione per determinare il punto di partenza nelle prossime. Le prestazioni durante ogni settimana e stagione in FUT 22 daranno diritto a premi, vincere le partite ogni settimana aumenterà il proprio livello all'interno di una divisione e permetterà di ottenere premi settimanali migliori, mentre ogni match disputato conterà anche per il raggiungimento dei traguardi stagionali, un po' come i premi mensili che c'erano una volta in Weekend League, che assegneranno premi in base al numero di incontri giocati, quindi diciamo che magari uno più gioca, più sulla stagione riesce a portare a casa premi succulenti. Divisioni Elite, è stata aggiunta una nuova divisione denominata Elite per offrire ai giocatori più esperti uno spazio riservato dove affrontarsi. È possibile sfidare altri giocatori della divisione Elite per migliorare il proprio punteggio, abilità e posizione per ricevere premi e ottenere un posto per le FIFA Global Series. Quindi questa divisione Elite comunque permetterà di potersi qualificare a quelle che appunto sono le Global Series, i tornei competitivi della EA per l'appunto. Per quanto riguarda il FUT Champions, la nuova struttura prevede due fasi per venire incontro contro le esigenze di ogni utente in modo da rendere più accessibile competere contro i migliori giocatori in FUT. Abbiamo i playoff, ovvero dopo aver ottenuto la qualificazione al FUT Champions attraverso le Rivals sarà possibile partecipare ai playoff durante il weekend. Guadagnando punti nei playoff si andrà poi ad accedere alle finali del FUT Champions che ci saranno ogni weekend e sarà possibile prendere parte a una versione ridotta con un nuovo sistema basato sui punti per ottenere alcuni dei migliori premi disponibili in FUT, quindi non più sulle vittorie ma sui punti. Quindi io non credo che ci sarà un limite alle partite che si andranno a giocare, ma appunto ci sarà una sorta di punteggio abilità che determinerà poi i premi che si andranno a portare a casa. Maggiore personalizzazione per quanto riguarda lo stadio, le nuove opzioni consentono di esprimere il proprio stile da bordo campo fino all'ultima fila con una nuova area VIP, elementi del pubblico eccetera eccetera. La gestione e la ricerca di oggetti stadio consente di trovare la combinazione perfetta con maggiore facilità anche all'interno del mercato. Ogni stagione in FUT permette di rifare il look con i soliti obiettivi che vengono sbloccati più si sale di livello. Matchmaking co-op pubblico, un nuovo modo per giocare a foot in cooperativa e conoscere altre persone, quindi si possono giocare 2v2 online contro altre persone senza doversi andare lì a sniperare tramite vie traverse, ma proprio in foot c'è questo public co-op squad. E infine gli eroi che abbiamo visto, insomma queste nuove carte che non sono delle icon ma sono appunto giocatori iconici di un determinato campionato che pertanto linkano ad esempio con Serie A, come ad esempio nel caso di Milito, Cordoba eccetera. Tuttavia questo è diciamo un riassuntone, perché se vogliamo andare a scavare più a fondo sono state rilasciate appunto le deep dive notes, ovvero quelle che vanno appunto a scavare negli abissi, e partirei proprio dalle Division Rivals che ci dice che appunto hanno modificato le Division Rivals andando a introdurre un nuovo sistema di progresso stagionale, quindi mi viene da dire un po' mensile, quindi vi ripeto come Weekend League in passato, e insieme alle Elite Division sono un nuovo spazio per i migliori giocatori di foot per competere. Le Division Rivals sono sicuramente una delle più popolari modalità in Ultimate Team e FUT 22 insomma cerca di raggiungere determinati obiettivi, ovvero dare maggiore trasparenza nella progressione dei propri risultati in maniera tale che tu puoi stare in una certa divisione e ottenere promozioni e giusti premi.
andare a ridurre quelli che sono i match settimanali fornire nuovi modi per guadagnare premi giocando al livello nel quale sei più confortevole, quindi giocare con avversari del tuo livello senza andare magari a soffrire contro avversari più forti, creare un environment competitivo per i giocatori al top con l'Elite Division e questa leaderboard, mantenere la Division Rivals un'esperienza fresca durante l'anno attraverso l'introduzione delle season, quindi dando la possibilità di avere insomma un qualcosa che abbia sempre stimoli ai giocatori. Andiamo a vedere, quindi, per quanto riguarda il progression, a parte che il menu mi sembra molto molto figo, in FIFA 22 vai a scalare le division e ottenere appunto dei premi in maniera differente. Infatti le Division Rivals adesso sono una ladder che si muove all'interno della quale ogni divisione è fatta come segue, ovvero il tuo rank, il tuo piazzamento riflette il progresso all'interno della divisione e va a sbloccare quelli che sono migliori premi settimanali. Gli stage sono individuali, step individuali all'interno degli stessi rank. I checkpoint vanno a far sì che si eviti il fatto che perdere ti faccia calare, ma rimani sempre allo stesso livello. Quindi se perdi magari 2-3 partite di fila non cali immediatamente divisione, ma rimani comunque all'interno della divisione 3 se hai raggiunto il checkpoint, per esempio. Vedete? Questa è un'immagine che è stata presa dalla beta della PS5. E il risultato di ogni partita determina come tu vai effettivamente a progredire all'interno della ladder. Vincere una partita ti farà andare avanti di uno stage, perdere un match ti porterà indietro di uno stage a meno che tu non abbia raggiunto il checkpoint, che è esattamente questo con la bandierina. Quindi se tu sei qui e perdi non scendi qui, mentre se sei vinci vai ovviamente qui in avanti. Il tutto per raggiungere poi quella che è la divisione successiva. Il pareggio invece ti tiene a quella che è la tua posizione corrente. Vincere due partite consecutive ti farà iniziare una streak. Quando sei in una streak, l'indicatore ci sarà l'indicatore del fuoco e quindi andrai ad aggiungere uno stage in più per ogni tua vittoria. Quindi se ad esempio sei a due partite vinte di fila e vinci la terza, aumenti non di 3 posti ma di 4, praticamente. Per esempio tu hai vinto, esatto, ti ha fatto l'esempio precisamente come ve l'ho detto io. Tutti i giocatori iniziano nella 10, ovviamente vogliono andare immediatamente a cercare di aumentare la propria divisione e guadagnare premi settimanali. Con questo cambiamento sono state rimosse le partite di qualificazione dalle Rivals e anche il piazzamento tramite le Battles, quindi non ci saranno più quelle 5 partite che vi danno 125.000 crediti che erano un boost pazzesco, quindi anche a livello di mercato sta cosa ne risentirà, ne riparleremo. Ma quindi si parte tutti dalla 10. L'Elite Division è una nuova tier che va oltre la divisione 1 ed è appunto una divisione dove i migliori giocatori di foot possono competere. La progressione qui in questo caso cambia sulla base di un punteggio di skill rating come nella Weekend League, simile a FIFA 21 infatti. Tutti i giocatori sono rankati sulla base del proprio skill rating con una sorta di top 200 che appare sulla Global Leaderboard. Una volta che sei nella divisione Elite ci rimani lì per tutto il resto della season. I premi settimanali nelle Division Rivals sono guadagnati vincendo un certo numero di partite prima della fine della settimana. Quando la settimana finisce ricevi tali premi in base al grado nel quale sei. Più in alto scali le divisioni e i rank, ovviamente migliori premi settimanali vai a ricevere. Se starti la settimana in divisione 5 ma raggiungi la 4, ricevi i premi per aver finito in divisione 4, quindi non come accadeva adesso che ricevi i premi della divisione nella quale avevi iniziato la settimana. Inoltre sono stati in addition to base, quindi tra i premi base settimanali, puoi anche andare ad upgradare quelli che sono i premi settimanali vincendo ancora più partite con una sorta di, vedete, di sistema qui ad obiettivi. Season e Milestone Rewards. Division Rivals adesso hanno anche appunto una competizione stagionale, quindi una sorta di competizione mensile che dura circa 6 settimane e sono un nuovo modo per guadagnare ulteriori premi nelle Rivals giocando appunto all'interno di questa modalità. Indipendentemente da che tu vinca o perda, andrai a fare dei progressi durante quella che è appunto il Seasonal Rewards, quindi i premi stagionali, e puoi andare a guadagnare fino a 3 Milestone Rewards per ogni divisione basati sulla divisione all'interno della quale sei. Quindi sono esattamente questi, vedete, sono queste 3 badge, queste 3 stelline che tu durante tutta la stagione, quella dove praticamente guadagnate la carta a livello 15 a livello 30, effettivamente guadagnare per avere premi aggiuntivi. Season Refresh: ogni volta che c'è una nuova stagione
si resettano le rivals, quindi un giocatore torna indietro sulla base di quella che è la divisione all'interno della quale ha finito prima. Il matchmaking all'interno delle rivals cerca sempre il miglior avversario possibile, guardando sia all'interno di quella che è la propria divisione, sia all'interno di quello che è lo stage nel quale sei, o se proprio insomma non è possibile, comunque vicino e comunque con il miglior FIFA Game Data Center, quindi con i migliori server, senza doverti necessariamente andare a piazzare contro dei giocatori che sono estremamente lontani da te per evitare del delay. I giocatori nell'Elite Division andranno a giocare invece contro altri giocatori Elite in base a quella che è la loro posizione e skill rating. Per quanto riguarda il FUT Champions, che è un bel cambiamento, andiamo a cambiare quella che è la struttura. Il nostro obiettivo con i FUT Champions quest'anno è di andare a migliorare l'accessibilità e ridurre quello che è, diciamo, l'impegno necessario per potervi giocare con minori partite durante la settimana. Quindi abbiamo cambiato la FUT Champions in un sistema basato sui punti invece che sulle vittorie. Quindi tu andrai comunque a fare dei progressi anche se vinci. Questo che cosa succede? Che andrà a bilanciare... appunto quello che è il tempo che veniva utilizzato prima, andando invece adesso a offrire più o meno la stessa esperienza competitiva e premi, ma con un minore impegno, come detto. Quindi per potersi qualificare bisogna andare a ottenere quelli che sono i Champions Qualification Points tramite le Rivals. Una volta che li hai accumulati, entri i playoff. Cosa sono i playoff? I playoff sono praticamente il primo stage della VL ed è aperto per tutta la durata della Foot Season, quindi 6 settimane. I giocatori vanno a progredire attraverso un numero limitato di partite, andando ad ottenere quelli che sono punti, Champions Rank e premi. Quindi un botto di premi per qualsiasi cosa si faccia l'anno prossimo su Foot, e vi saranno dati alla fine di quella che è la corsa per i Champions Playoff. Se hai guadagnato abbastanza punti, andrai a ottenere quello che è l'accesso alle Finals Qualification, che ti daranno appunto l'accesso alle finali del FUT Champions, che ti daranno la possibilità di continuare la partecipazione all'interno della competizione. Se non raggiungi le finali, puoi sempre ritornare per i playoff e riprovare a qualificarti attraverso le Rivals. Per quanto riguarda le finali, avranno appunto luogo durante il fine settimana, con la stessa durata della Weekend League di FIFA 21, e il Finals Qualification Token ti dà la possibilità di poter entrare all'interno delle finali quando ti pare, quindi tu vuoi fare quelle settimane le finali della VL, usi il token, se no te lo conservi. È stato poi fatto un cambiamento appunto questo al processo di qualificazione, e hai un numero limitato di tentativi che ti danno la possibilità di accedere a quella che è la FUT Champions, con un singolo tentativo per Champions Playoff e Champions Final se ti vai a qualificare. Non è spiegato come funzionerà la riqualifica automatica invece, per quanto riguarda il l'aver giocato le finali. Una volta che insomma hai giocato il FUT Champions, ci sono i premi. Nel momento in cui tu starti i playoff, anche questi ti danno dei premi. Per le finali, ovviamente, maggiore è il tuo risultato, maggiori saranno i premi che andrai a ricevere. Se finisci tutte le tue partite, puoi andare a ricevere i tuoi premi all'istante. Quindi praticamente una volta finite le partite non ci saranno più i premi il giovedì, da quello che mi sembra di capire, ma i premi ci saranno nel momento in cui finisce la VL, quindi plausibilmente i premi forse ci saranno il lunedì a questo punto, visto che nel momento in cui tu finisci li hai subito. Se invece hai ancora dei match da fare, ti verranno dati alla fine della competizione. Co-op Public Matchmaking, un'altra cosa molto molto importante, ovvero una nuova modalità che è chiamata Co-op Public Matchmaking. Il nostro obiettivo è quello di avere una esperienza casual molto più forte su FIFA 22 attraverso questa modalità 2 contro 2. All'interno delle amichevoli online vedremo questa nuova modalità che si chiama appunto Public Co-op Squads, all'interno della quale puoi andare appunto... aspetta però... con un tuo collega, ovvero un tuo amico, però ti dice che non andrai a utilizzare quella che è la tua squadra nel public matchmaking, ma andrai a utilizzare una squadra che verrà cambiata su base regolare. Quindi ci saranno praticamente determinate squadre che potranno essere utilizzate. Per evitare situazioni all'interno della quale dove entrambi i partner vogliono usare la stessa la propria squadra.
Vabbè, un po' ambigua sta cosa. È inoltre una grande chance per cercare di provare quelli che sono i giocatori su Foot che magari non ti puoi permettere. E la squadra will reflect. Ok, quindi le squadre che potrai giocare solitamente conterranno quelli che sono stati i giocatori rilasciati all'interno del gioco recentemente. Selezionando una delle squadre inizierà appunto a cercare un partner e la tua scelta sarà ovviamente la squadra preferita con la quale giocare. Se non possiamo trovare un partner, cercheremo uno con la stessa squadra preferita, espanderemo la ricerca su tutti i partner possibili utilizzando quella squadra. Quando tutte le possibili squadre sono state scelte, la scelta della squadra verrà assegnata a random. Quindi c'è una chance che potresti giocare anche con una squadra diversa da quella selezionata se il partner è espanso. Una volta trovato il partner, noi andremo a trovare un'altra coppia con la quale giocare contro un'altra squadra già fatta. Se una partita non può essere trovata, andremo ad espandere anche la ricerca anche in quelle situazioni in cui stai andando a giocare 2 contro 1. Quindi una cosa, questa è un po' ambigua, perché se io faccio una modalità 2v2, se non mi trovi l'avversario, non mi fa giocare 2v1, se no non ha senso. Sono stati fatti anche tutta una serie di cambiamenti a quello che è il menu. Ci sarà una sezione dedicata dalla sezione principale per le squad builder. All'interno di quella che è la play tab, quindi il gioca, troveremo tutte quelle che sono le situazioni relative alle squad battles, le rivals, food champions, le amichevoli e il food draft. Sul invece spazio del club troveremo squadra, customizzazione, leaderboard e player stats. La squadra può essere possiamo accedere alla squadra andando a premere rapidamente il left stick in alcuna parte all'interno del menu, ma abbiamo rimosso quella che è il quick access, quindi l'accesso veloce alla customizzazione dello stadio, quindi se premiate la freccia all'insù, che era una cosa molto ambigua. Possiamo anche vedere che non c'è più lo storico, che comunque andando all'interno di quello che è la sezione dello stadio lo ritroveremo, quindi non c'è più qui ma nella sezione stadio lo storico. È stata introdotta anche quella che è una nuova visuale di quelli che sono i giocatori. Come potete vedere, diciamo, verranno evidenziati quelli che sono le sue caratteristiche più forti scorrendo. Poi parla di gameplay settings. In FIFA 22 ci sono anche tutta una serie di settings cambiati. Infatti, una volta subito un gol, si può anche andare a disabilitare quelle che sono le esultanze dell'avversario e verranno inquadrati proprio i giocatori che si stanno praticamente disperando per aver subito un gol. Abbiamo poi quelli che sono i competitive gameplay settings, quelli che abbiamo visto in precedenza, quindi quelle impostazioni del controller che saranno predefinite per tutti. La customizzazione dello stadio che abbiamo visto con queste VIP area, la customizzazione del pubblico, eccetera, eccetera, il tifo. E poi sono stati fatti anche dei cambiamenti a quello che è la ricerca. Sono stati aggiunti alcuni filtri che saranno presenti sia nelle ricerche del club che sul mercato. Sono stati aggiunti anche tutta una serie di temi delle stagioni, quindi al termine della stagione ci porteremo a casa un tema che insomma ne ricordi il passaggio. E poi ci sono questi Foot Heroes che celebrano alcuni dei giocatori più amati della nostra epoca contemporanea, che appunto non sono icon ma vanno a linkare con i giocatori del campionato di riferimento. Per esempio qui abbiamo Giocollo, che vedete linka triplo con Pulisic, perché ovviamente era un giocatore della Premier ed ex Chelsea, ma non linka con Joao Felix, che è di un altro campionato. Quindi ragazzi, queste quelle che sono le novità più succose per quanto riguarda FIFA Ultimate Team su FIFA 22. Massive cambiamento per quanto riguarda le Rivals e la Weekend League, veramente un bel revamp. Vedremo come sarà strutturato il numero di vittorie, eccetera, eccetera, anche per scalare le Rivals nel dettaglio, però secondo me è stato fatto un lavoro molto molto certosino per rendere l'esperienza più godibile, soprattutto per quelli che magari non avevano tantissimo tempo da dedicare al gioco. Quindi fatemi sapere nei commenti che ne pensate, grazie per aver visto tutto il video se siete arrivati qui, in descrizione trovate come al solito tutti i link anche per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, un saluto come al solito dal vostro Liberoschi, ragazzi, statemi bene, ciao ciao!